poi a mio padre. Tatuaggio con nome mio si è fatta. Mi manca ancora un anno. Però se chiedo l'affidamento in prova a casa con te, posso uscire da qua. Non è il momento. Io non me la sento di mettermi l'impegno del genere adesso. Poi c'è questo papà che insomma un po' fatica, no? Perché vuole trovare qualche cosa di diverso. Ti sembra che se ci fosse stato un padre che non dovesse faticare, mi avrebbero chiamato a me? Esatto. Ma soprattutto hai sentito i congiuntivi che ho messo in questa frase? L'ho centrati tutti. Scusa, questa era una cosa. Io ho stato anche i condizionali, però. Volevo dire condizionali, esatto. Però una cosa l'ho sbagliata comunque. Come ti trovi qua? Mi sono abituata. Tu, fuori? No, io non mi sono abituato tanto ancora. No. Ma sarà pure normale, mi hanno chiuso 7 anni. 8 mesi di domiciliari, mica è facile, no? Non ce lo chiediamo mai, no? Quando si sbaglia a 14 anni, a 13 anni, quando si ha un fuoco dentro che viene da lontano e non si riesce a domarlo, anzi dà fuoco a qualsiasi cosa, non ce lo chiediamo mai. Poi questa gente, queste persone, cosa si può fare per loro, no? Se non chiudendoci nelle nostre case, dicendo in carcere, via, tutti in carcere, via, io lo chiudo, chiudere non serve a niente. Cosa ha dato la detenuta? Guardi, è un pupazzetto, non è una bomba. Sono guardi. Questa è tutta gente che cerca di farcela e che con una fragilità addosso immensa, che magari gli ha fatto fare delle scelte sbagliate prima, però cerca di farcela perché ce la si può fare. Allora, questa cosa penso che interessa molto anche chi ci sta seguendo in questo momento, perché su questo argomento ci sono le opinioni più diverse, no? C'è anche chi dice chi sbaglia paga e quindi il carcere serve a questo. Però la cosa che dice Papa Lerio, no? Ci si può riuscire, no? Ecco, questo ci permette di parlare un po' anche di quello che sentivamo prima. In carcere alla fine ci finisce quasi chi è di serie B, soprattutto se parliamo di carcere minorile, e poi serve davvero? Io penso che è semplicissimo, che è un luogo che non dovrebbe esistere. Io alla fine penso questo, perché è una detenzione, come l'avete messo nel servizio, è vero, è molto simile agli adulti, è vero, ci stanno degli educatori lì che fanno un lavoro incredibile, pazzesco, però è una detenzione, sono adolescenti rinchiusi. Mm-hmm. Poi ora arriva l'età detentiva per il carcere minorile, arriva fino a 25 anni, quindi è un misto, ci stanno giovani adulti, ragazzini, è un posto veramente, quei soldi, e questa è una frase che me la disse il sacerdote del carcere, dice che questi soldi qua dovrebbero essere spesi per dare delle proposte, a me la parola rieducazione non mi piace, per dare delle proposte alternative. Senti Daphne, appunto al di là di questo discorso del caritato, vorrei sapere oggi in che mood sei, perché ci diceva prima Claudio che c'è la giornata solare, la giornata lunare che influenza. Oggi come sei? Sei più solare per intermedia? Va bene. Okay. Senti, Cannes invece com'è andata? Che ti è sembrato? Come ho già ripetuto, Cannes è una giostra. Una giostra, come è stata sta giostra? Interessante. È stata emozionante, però mi rendo conto che è stata bella la proiezione, tutta la situazione emozionante, però non è la realtà. Certo, ovviamente. È interessante perché io vedo, e forse probabilmente è in quello che... bella testa che c'ha però. Sì, esatto, in quello che ci hai detto, perché vedo che ne parli con un certo distacco, no? Sì. Ecco, questo dice, è un po' anche la salvezza, che si rimane sempre con i piedi per terra.